Allora, io ringrazio anzitutto dell'invito, che è un'occasione importante perché è un'occasione sia di confronto tra generazioni, sia di ricostruzione di un pezzo importante di storia dell'ambientalismo trentino italiano, sia perché è anche un modo di confrontare quello che può fare lo storico, guardando i documenti, quello che può ricostruire con quello che invece hanno vissuto direttamente. I protagonisti, e in questo caso Francesco Borzaga, ma anche Franco Pedrotti, che è suo coetaneo e che con Borzaga ha condiviso buona parte di questi che non sono 60 anni, perché il corso che menzionava Borzaga è del 1951, se non sbaglio, quindi praticamente sono 67 anni, diciamo, di partecipazione all'avventura ambientalista. Adesso, al di là delle battaglie, c'è questo primo momento importantissimo che è stato questo corso del 1951 e che ricollega Borzaga e Pedrotti alla figura di Wiedesoth e alla vicenda del Movimento Italiano per la Protezione della Natura. Questo è un riferimento interessante perché questa lunghissima parabola di Francesco Borzaga è stata legata a tre grandi momenti della storia dell'ambientalismo italiano, che sono quello del MIPNE, del Movimento Italiano Protezione della Natura, poi a quello di Italia Nostra e successivamente anche a quello del WWF. E qui c'è un elemento, secondo me, importante, significativo, cioè il fatto, adesso cercando di preparare questo intervento di oggi, il fatto che Borzaga abbia saputo sempre, nel corso di questo lungo periodo, individuare lì dove c'era, dove succedevano le cose più interessanti. Ha saputo spostarsi dove c'erano le persone più efficaci. Cambiavano le cose, cambiava l'ambientalismo, lui ha saputo andare lì, ha saputo spostare le sue passioni, le sue battaglie verso i posti più promettenti, diciamo così, senza abbandonare i vecchi. Ed è per questo motivo che Franco Pedrotti mi ha chiesto di parlare brevemente del Movimento Italiano Protezione della Natura e di Italia Nostra, ma anche se io farò un breve accenno al WWF perché è necessario. Il Movimento Italiano per la Protezione della Natura nasce nel 1948 grazie alla spinta dei fratelli Wiedesoth, ma in particolare di Renzo Wiedesoth, dei Trentini, quindi, per quanto Renzo Wiedesoth fosse a Torino dalla fine degli anni 20. E Wiedesoth immaginò questa associazione soprattutto, possiamo dirlo, in termini strumentali, cioè doveva essere, sarebbe stata nella sua idea lo strumento di sostegno presso l'opinione pubblica della sua grande battaglia per i parchi nazionali. Certo, avrebbe dovuto essere, doveva essere anche uno strumento di educazione della popolazione italiana, doveva essere anche uno strumento di battaglie politiche, ma essenzialmente avrebbe dovuto essere uno strumento di questa grande battaglia che era nata durante la guerra per la salvezza del Gran Paradiso e si era estesa alla creazione di un sistema di parchi nazionali italiani che, immaginato da Wiedesoth, avrebbe dovuto comprendere i quattro parchi nazionali già esistenti, e in particolare il Gran Paradiso e l'Abruzzo, che avevano una storia più ricca, avevano questa autonomia, erano più antichi, e questo nuovo parco del Brenta Adamello, che si sforzò fino alla metà degli anni 50, fino verso il 53, di creare senza successo. Il Movimento Italiano per la Protezione della Natura fu importantissimo perché in Italia in quegli anni non c'era praticamente quasi altro. C'era stato un forte, grande, importante movimento di protezione del paesaggio e della natura tra la fine dell'Ottocento e la metà degli anni 20. Ma questo movimento si era totalmente esaurito alla fine degli anni 20, inizio anni 30, e gran parte dei suoi massimi protagonisti era morto, si era ritirato dall'attività anche a causa del fascismo, o era morto tra la metà degli anni 30 e la fine degli anni 40. Quando Renzo Wiedesoth fonda il Movimento Italiano per la Protezione della Natura, diciamo protezionisti, ecco, più che ambientalisti, il termine allora era più che altro protezionisti, si contavano
sulla punta delle dita di due mani. Erano isolati tra loro, figure anche straordinarie per certi versi, ma molto isolate tra loro. E mi costituì questo primo grande sforzo di unire queste forze e di allargare il discorso a un pubblico più ampio e fare delle battaglie efficaci in qualche modo. La storia del MIPN è stata una storia travagliata. In realtà, oltre le sezioni di Vicenza, Torino, Milano e Trento, non è riuscito ad andare. Queste sezioni sono state segnate anche da contrasti, da equivoci. Ne ha scritto ampiamente Franco Pedrotti più volte, soprattutto in questo ultimo libro sul Movimento Italiano per la Protezione della Natura. Nel 1959, quando ormai Renzo Videsot aveva abbandonato questa barca, diciamo così, una parte di questo movimento si è trasformato nell'attuale Federazione Nazionale Pro Natura, in Pro Natura. Pro Natura, ecco qui le sedi, la sede centrale, le quattro realtà, diciamo che poi erano quattro del MIPN. Che erano queste di Milano, Trento, Torino e Vicenza, con la sede centrale che corrispondeva più o meno alla sede di Torino. Quando Pro Natura nasce, eredita in gran parte questa ispirazione, cioè federativa, e crea non tanto un'associazione, ma una federazione che assomiglia molto, ereditando gran parte del MIPN, a quello che era l'associazionismo protezionista di inizio Novecento, cioè un mettere insieme gruppi già esistenti che sono sparsi un po' sul territorio italiano e fanno cose abbastanza diverse tra loro. E questo poi è rimasto sempre Pro Natura, con una storia nobile, importante, con molti risultati importanti, ma presto superati da altre associazioni, da realtà nuove che avevano una struttura diversa. Tra queste realtà nuove, la prima a comparire fu proprio, ecco qui, la nascita di Pro Natura italica proprio a Trento nel 59. Questa realtà nuova è Italia Nostra. Italia Nostra nasce nel 1955 ed è profondamente diversa dal MIPN e poi da Pro Natura. Quali sono le differenze? Le differenze sono sostanzialmente che in qualche modo Italia Nostra fa quello che aveva sempre sognato Renzo Videsot, ma che non c'era mai riuscito. Sta a Roma. È fatta da non solo da interlocutori politici, ma i politici, i grandi intellettuali ci stanno dentro, la fondano. Cioè non sono soltanto delle persone di base appassionate che cercano di convincere i potenti, tra virgolette, ma nella sua marginalità, se vogliamo, rispetto al quadro politico di allora, Italia Nostra costituisce un qualcosa che sta al centro della scena nazionale. Il suo gruppo dirigente nel 1955 è costituito da figure di assoluto spicco nella vita politica italiana, come Umberto Zanotti Bianco, senatore a vita, come Ludovico Quaroni, il fiorfiore davvero dell'urbanistica italiana, tant'è vero che c'è a lungo un rapporto strettissimo tra Italia Nostra e l'Istituto Nazionale di Urbanistica. E questo piccolo gruppo di volonterosi, ma ripeto molto centrale, molto moderno nelle concezioni, si pone l'obiettivo di creare un'associazione nazionale, fortemente centralizzata, non federativa, che abbia la capacità di radicarsi su tutto il territorio nazionale. E con qualche fatica nei primissimi anni, ma poi con crescente successo, questa cosa riesce. Cioè, Italia Nostra ha delle tappe veloci, importanti. Nasce nel 55, nel 1956 fa il suo primo convegno nazionale. Nel 1957 esce il bollettino che oggi compie 61 anni ininterrottamente, che è stata sempre stata una pubblicazione di riferimento per la tutela del patrimonio artistico e naturale italiano. Ma il problema per quello che riguarda, diciamo, la storia dell'ambientalismo è che l'Italia Nostra delle origini non è un'associazione ambientalista. Nello statuto è vero, c'è scritto che
e per la tutela delle bellezze artistiche e naturali, ma in realtà se si va a fare uno spoglio accurato delle iniziative di Italia Nostra tra il 55 e il 59-60 e soprattutto a guardare i bollettini che uscivano 4 volte l'anno e costituivano una radiografia importante di quello che faceva Italia Nostra, ci si accorge che l'ambiente non c'è sostanzialmente, e non c'è quasi neanche il paesaggio, c'è il patrimonio storico-artistico essenzialmente. Un momento di svolta molto importante invece avviene nel dicembre del 1960, perché Italia Nostra decide di convocare a Roma il proprio 7° convegno nazionale, se ne facevano uno o due l'anno, erano occasioni molto importanti, e questo convegno romano del dicembre del 1961, qui vedete l'articolo che scrisse Antonio Cederna sul Mondo, facendo un resoconto di questo convegno. Bene, questo convegno fu convocato sul tema del verde. Attenzione, perché non siamo ancora, diciamo così, all'ambiente nel senso come lo intendiamo noi e come è stato inteso nei decenni successivi. Il verde, nell'accezione d'Italia Nostra, era essenzialmente il verde urbano ed era i giardini e i parchi storici, se vogliamo così. Però qui c'è un elemento importante perché il verde urbano è cosa di urbanisti essenzialmente. Ricordiamo per esempio che a questo convegno, oltre a Quaroni, oltre a altri grandi nomi dell'urbanistica, fece una relazione Mario Ghio, che insieme alla moglie Vittoria Razzolari 2 anni dopo avrebbe pubblicato Verde per la città, che è stato un testo assolutamente di riferimento per tutte le riforme, o le mezze riforme, o le mancate riforme urbanistiche dei 20 anni successivi. Però al convegno del dicembre del 1960 ci furono anche 2 segnali che cominciavano ad andare verso l'ambiente, verso la natura, oltre che il paesaggio. E uno fu il fatto che fu invitato Alessandro Ghigi, che fece una relazione anche lui, mi pare, sui parchi nazionali o sull'educazione ambientale, non sono riuscito a trovare il riferimento in questi giorni, ma l'altro elemento è che questi convegni avevano sempre un carattere empirico, cioè si trattava di discutere ma poi fare anche delle proposte concrete. C'era una mozione finale in cui l'associazione si impegnava a fare alcune cose. Bene, quello che venne fuori dal convegno di Roma del dicembre del 60 fu di costituire un comitato per il verde all'interno di Italia Nostra e fu messa in piedi un'operazione molto ambiziosa, cioè l'idea di Italia Nostra fu questa: creare un comitato per il verde diviso in gruppi di lavoro, parecchi gruppi di lavoro, affidati poi tra l'altro a nomi anche abbastanza famosi: Verde Cittadino Italo Insolera, Verde Sportivo e Attrezzature del Verde Mario Ghio, Gruppo Legale Tributario Arangio Ruiz, Scuola, Sanità, verde lungo le strade e piani paesistici, e c'era all'interno di questi gruppi di lavoro che si decise di costituire un gruppo Parchi Nazionali. Questo gruppo fu, o meglio, l'incarico di costituire questo piccolo gruppo fu preso da Bonaldo Stringer. Stringer disse: va bene, ok, lo faccio io. Che tenete presente, Stringer aveva già una certa età, era credo 40, ultra quarantenne, 45enne, qualcosa del genere. Ma la cosa interessante è che Stringer riuscì, mettendo insieme, sì, lo so, a 40 anni oggi siete tutti ragazzini, allora no, mi rendo conto. Ma Bonaldo Stringer riuscì a coagulare un gruppo di 7-8 persone che erano veramente dei ragazzi, erano dei ventenni, ventenni, 22enni. Arturo Osio, Carlo Alberto Pinelli, Pier Dionigi Pinelli, Paola Onelli, Spanticati. Era un piccolo gruppo di giovani estremamente brillanti, tutti residenti a Roma, tutti appassionati di montagna o di natura. E questo piccolo gruppo di lavoro di volonterosi, che doveva essere una cosa un po' marginale in questo grande comitato per il verde, finì con l'essere l'unico gruppo che funzionò. Cioè, di tutti questi 7-8 gruppi che avrebbero dovuto costituire il Comitato per il Verde, l'unico gruppo che continuò a operare fu il gruppo per i parchi nazionali, che finì col chiamarsi Gruppo Verde d'Italia Nostra.
Ecco, il gruppo Verde di Italianstra, io ho avuto la fortuna, ho scritto soltanto, sono riuscito a scrivere soltanto pochissime cose per gli atti di un convegno che si è tenuto a Siena 3 anni fa, ma ho avuto la straordinaria fortuna di poter fare una lunghissima intervista ad Arturo Osio e a fotografare tutto il materiale del gruppo Verde dalle origini fino al 67-68 a casa sua. Per cui ho una mole di materiale straordinaria su questa esperienza fondamentale per la storia, quasi sconosciuta, ma fondamentale per la storia dell'ambientalismo italiano. Questo piccolo gruppo di persone che non sapeva quasi niente di parchi nazionali, questo si evince chiaramente dai verbali, da quello che loro si proponevano di fare. All'inizio erano ignoranti su tutto. Gli unici due grandi depositari in Italia di una scienza dei parchi nazionali erano praticamente nel 60 Alessandro Righi e Renzo Widesoth. Gli altri non sapevano praticamente quasi nulla. Questi giovani, questi ragazzi, si misero con una serietà straordinaria a studiare e riuscirono nel giro di 2 o 3 anni ad avere un quadro chiarissimo, lucidissimo di quella che era la situazione delle aree protette italiane, riuscirono a capire che cosa si stava facendo all'estero, con una serietà impressionante, con una spinta, con un'energia e con un'efficacia ignoti ai loro predecessori. Si fecero le ossa su alcune battaglie, in particolare quella del Parco dell'Uccellina, a cui tenevano molto perché era l'unica zona che conoscevano personalmente, ma poi successivamente nella battaglia per il Parco d'Abruzzo, dove fecero realmente una rivoluzione grazie al loro piano di riassetto. E attorno a questo... Ricordare Franco Tassi. Però. Tassi venne molto dopo, venne nel 68 e fece parte del gruppo del piano di riassetto, appunto, e poi divenne colui che il piano di riassetto lo applicò al Parco d'Abruzzo. Ecco, questo piccolo gruppo è stato quello che ha fatto virare Italia Nostra verso l'ambiente. Se non ci fosse stato questo piccolo gruppo nato dal convegno del 60, Italia Nostra sarebbe rimasta sostanzialmente sulla frontiera, benemerita ovviamente dei centri storici, del patrimonio storico artistico, eccetera. Ed è lì che consuma, tra virgolette, grazie a questi giovani curiosissimi, molto efficienti, eccetera, il matrimonio con Francesco Borzaga, perché lo vanno a cercare, si cercano vicendevolmente, tutto questo nei verbali c'è, si vede chiaramente, ci sono le date, e così nel 1963 o 64 esce questo articolo che è, credo, il primo articolo, mi pare che sia addirittura il primo articolo, uno comunque dei primissimi articoli sul bollettino di Italia Nostra che si occupa di questioni ambientali, un articolo di Francesco Borzaga, salvaguardia e tutela della valle e del lago di Tovel. Ecco qui come si incrociano questi destini di un protezionista, che è protezionista già all'inizio degli anni 50, e questi giovani che stanno cercando di rivoluzionare, anche se non lo sanno fino in fondo, l'ambientalismo italiano. Una storia che poi è continuata negli anni successivi, da parte di questo stesso gruppo, e anche qui le testimonianze di Fulco Pratesi e Arturo Osio sono preziosissime, con la costituzione del WWF. Non bastava più Italia Nostra, c'erano degli altri orizzonti, c'erano delle altre cose più interessanti da fare, c'era una società che stava cambiando rapidamente, e questi ragazzi lo capirono molto bene, una società molto ricettiva, che stava diventando ricettiva alle questioni ambientali, che era sensibile alla natura selvaggia, e il WWF, che loro videro operare all'estero, in Germania, in Gran Bretagna, in Svizzera, eccetera, sembrò loro lo strumento necessario. Così nacque proprio da quel gruppo verde di Italia Nostra il WWF, che è diventato poi un pezzo della storia anche di Francesco Borzaga. Però poi della storia di Francesco Borzaga parlerete voi. Vi ringrazio.